Buongiorno a tutti, parlo a nome di una campagna che è nata proprio in questa sala il 6 ottobre, che nasce dall'incontro di figure diverse, realtà diverse. Io sono un giornalista, con Antonio Musella abbiamo scritto un libro in chiesa sui rifiuti e durante i nostri incontri con medici, con soprattutto i comitati, nasce l'idea di mettere insieme, di unire e di provare a costruire una nuova mobilitazione. Dall'esperienza, dalla tragedia di 20 anni di la cosiddetta emergenza rifiuti a quello che oggi sono le conseguenze. Noi ci basiamo in maniera concreta sui dati che dalla scorsa estate sono venuti fuori e sono i dati soprattutto dello studio del professore Antonio Giordano, che insieme a Giulio Tarro hanno pubblicato uno studio, Campania Terra di Veleni, che arriva diciamo a conclusione di allarmi lanciati in maniera isolata non soltanto dalla medicina, non soltanto dalla scienza, ma dagli stessi comitati antidiscarica. Io voglio chiarire una cosa, ma il ruolo dei comitati è molto importante, perché a Chiaiano, come a Pianura, come in altre zone, chi partecipa, chi è sceso in piazza e ha preso diciamo, le botte, gli arresti, le denunce e anche i processi, è perché già in quel momento aveva in famiglia, aveva nel palazzo, aveva già concretamente la persona cara, malata, e vedeva con i propri occhi diciamo, l'aumento di queste malattie. Bene, i dati della scienza che ci sono hanno posto diciamo una grande questione, quello di cominciare a mobilitarsi in ambito provinciale e regionale, perché le province coinvolte sono quelle di Napoli e Caserta e quelle di prevalentemente e porre in stretta connessione la battaglia per i rifiuti zero, per un piano alternativo che è ancora in corso, perché guardate, proprio in questo periodo, io ve ne dico due, siamo in campagna elettorale, ci sarà una nuova composizione di potere, sottopotere, poteri forti, chiamiamoli come volete, c'è un pressing in questa città per l'inceneritore che ha visto in campo Caltagirone con le proprie testate, ha visto una protesta lo scorso 5 gennaio sotto proprio la sede del Mattino, da una parte, e dall'altra vengono fuori dati strani. Prima leggevo il fatturato delle ecomafie, Bartolomeo, tu dici 23 miliardi, la commissione parlamentare antimafia parla di un fatturato della cosiddetta mafia SPA di 150 miliardi oltre. L'Università Cattolica ha sfornato mercoledì un dato dicendo: i giornali e tutti voi dite delle falsità, la mafia SPA non esiste, fattura solo 13 miliardi, non è, una sua, lo fa l'Università Cattolica, voglio dire, il problema è, dico questo perché attenzione alla fase attuale di come alcuni poteri si vanno a ricomporre. Dall'altra parte abbiamo contemporaneamente dati e studi ormai accettati, che pongono, diciamo, mettono proprio alla berlina, voglio dire, il ministro Balduzzi, poverino, mi dice a Napoli, si sfotte da solo, e inevitabilmente lo si va a contestare lì, perché tu non puoi dire che è per il fumo e per l'alimentazione, non puoi dire il nesso c'è o non c'è, sì, ma forse venendo con l'auto ho visto i roghi, però poi vabbè, non è provato, e arrivi qua senza dare risposte, e vieni qua perché candidato con uno schieramento all'interno di un convegno del Movimento Cattolici per la Salute, e viene a prendere in giro quello sterminata ampia cittadinanza, soprattutto nelle parrocchie, è sensibile a questo tema, perché partecipa al coordinamento del Comitato Fuochi e partecipa alle fiaccolate, partecipa alle preghiere collettive, ma intanto c'è un problema, bisogna aprire una mobilitazione. La campagna Stop Biocidio prova questo, prova a unire, abbiamo detto guardate, campagna Stop Biocidio è un brand, prendetevelo, però attenzione, ci sono delle discriminanti e sono tre, sono nelle proposte, che ovviamente si possono sempre arricchire, bonifiche, e quando parliamo di bonifiche immediate consideriamo sempre quello che è l'affare sulle bonifiche, ma parliamo anche rispetto a Pianura, Brunello, ma ci sta
qualcuno mi dirà che a Pianura come a Giuliano la modifica non si può fare. Esatto. Là bisogna evacuare. Bravo. E nessuno, chissà chi ha questa responsabilità. Chissà, a Giuliano hanno provato i periti della. Lì tra 30 anni l'acqua potabile non ci sarà più. E chissà adesso che cosa rappresenta l'acqua potabile per. Non beviamo quell'acqua. Non beviamo quell'acqua. Non beviamo quell'acqua. E l'acqua potabile già dai pozzi da tempo è inibita. Però è inibita all'uso potabile, ma non a quello. No, però sì. Non volevo allungarmi troppo, io far arrabbiare Paolo. Quindi abbiamo questo, parlavo delle proposte, le bonifiche, lo screening continuo. Era il Comune di Napoli quando dice che i primi tre quartieri, ecco perché poi ci incazziamo con Baluzzi, dice che Chiaiano, Pianura e Bagnoli, lì c'è più alto tasso di mortalità per tumore. Guarda caso, lì ci sono le discariche, là ci sono i siti industriali. Scusate, ma sono un cretino, no? Non dice ok, c'è un problema serio. Allora vuoi un'altra prova? Che ci vuole? Il comune ha tutta l'autorevolezza e l'autorità. Dici, vai là a Chiaiano, prendi un tot di persone, giovani, anziani, donne, un bel campione e manda a fare l'analisi e dice ok, vuoi la certezza? Capiamo nel sangue di questi territori cosa scorre. C'è anche Napoli Est, non dimentichiamo Napoli Est. Poi c'è la questione degli esami, degli studi tossicologici, ben vengano, gli studi si devono fare, si stanno facendo, che lo sappia, anche nel Casertano c'è uno studio ulteriore e quello che mi hanno detto prevede uno scenario ancora più grave nel basso Casertano, sta per uscire dalla seconda università di Napoli. Gli studi vanno benissimo, però bisogna agire però sapendo una cosa, che abbiamo parlato di Caltagirone, abbiamo parlato di quello studio, parliamo di poteri forti e fortissimi, si stanno, loro sono belli organizzati, si stanno riorganizzando e la storia delle battaglie antidiscariche, antinceneriture, lo conferma, sono i rapporti di forza, con questa gente non ti confronti, esatto. Se ti siedi al tavolo con Balduzzi, Balduzzi che è? Uno che si sta riposizionando, è un candidato, è uno che ha preso in cima i napoletani dicendo che fumiamo troppo, non ti quella scena in prefettura con il prete, ecco la risposta che tutti andando a un tavolo in prefettura, mortificando diciamo, un prete generoso che sta provando a far fuoriuscire diciamo, la questione che riguarda Caivano e tutta la terra dei fuochi. Bisogna creare una mobilitazione che ricomponga tutto a Napoli, in Campania, l'arcipelago di comitati, associazioni e attivisti. Ci sono tutti i comitati della zona nord, ci sono le mamme vulcaniche, c'è Giuliano, c'è Pianura, c'è Quarto, c'è la Napoli città, va ricomposta e va ricomposta dentro, senza diciamo scadere nel personalismo oppure dire l'esperto massimo sono io. Serve invece un confronto aperto, no, anche il confronto bello diretto, bello scritto, perché se siamo d'accordo su tre proposte, su tre punti, la campagna stop biocidio significa questo. Per noi la realtà già c'è. Arriveranno altri studi, il problema, la tragedia è già in atto. E da giornalista ho sentito io questa responsabilità, con altri giornalisti, con tutti gli attivisti, i medici, gli scienziati e tutti i cittadini, stiamo provando, e con i comitati, ripeto, i comitati, che, guardate, l'emergenza di rifiuti è finita, ma in tanti territori i comitati stanno ancora lì. E questo vuol dire tanto per capire cosa rappresenta il fenomeno del disastro ambientale in questa regione. Con loro proviamo così un percorso che crea rapporti di forza, perché il problema è politico, ma politico non inteso come oggi si intende politico, perché devi creare un'unità tra della popolazione, numeri forti, perché le questioni forti ci sono, la consapevolezza c'è, che si va a confrontare o in maniera soprattutto conflittuale con chi governa. E attenzione, la regione, questo Moloch silenzioso, chi è che ricorda un assessore regionale che parla, che dice qualcosa? Presidente Caldoro, io lo cambino continuamente, perché poi è facile sui social network, non va niente, non si esprime mai. L'osservatorio sociologico regionale.
Che Antonio, ho capito, Antonio, stiamo parlando di... Lui deve dare risposte. Ma che serve? Deve dare risposte. Concludo. La regione, il sistema delle ASL, ok? Anche lì, e per questo che dicevo, il comune, la persona del sindaco, può dire tu, ASL, io sono responsabile della salute dei miei cittadini, vedi cosa devi fare. Gli può scrivere, può incontrare, può fare quello che vuole. Allora bisogna confrontarsi con le istituzioni in una maniera decisa, consapevole della tragedia in atto. E dalle istituzioni, non più la parola, ma capire cosa vuoi fare. Guarda, un anno e mezzo fa, l'assessore regionale all'ambiente, ai microfoni, a me Andrea Musilla, sono passati 20 anni dal commissariamento, 94, dopo tutti i casini. Scusami, assessore Romano, ma tu, per il piano dei rifiuti, qual è la soluzione migliore? Il ciclo di scarica di inceneritore. Dopo 20 anni, quello che, non voglio entrare anche nel merito pro contro inceneritore, però ha fallito, lo stanno ancora lì. E dietro di loro ci sono tutto quel sistema di poteri che citavamo prima, che sta premendo, perché si stanno andando a ricomporre a livello nazionale e a livello locale. E se non ricompone una battaglia unita e forte, è difficile creare un rapporto di forza. Questa è la campagna sulla felicità.